Ho parlato dall'inizio di alte quote e dobbiamo parlare di montagna, di grande montagna. Al mondo esistono 14 montagne sopra gli 8.000 metri. Marco Confortola ne ha scalate ben 11. L'ultimo 8.000 rivissuto con il nostro Davide Labate. Con i mezzi fuori strada raggiungiamo l'ultimo villaggio che è Dascoli, a 3.000 metri. Da lì parte questo lunghissimo trekking che ci porta verso il campo base. Per portare tutto il materiale verso il campo base vengono utilizzati degli asini e dei muli e quest'anno abbiamo avuto per le abbondanti nevicate dei problemi perché a un certo punto a metà trekking gli asini affondavano e hanno scaricato tutto il carico in ghiacciaio e da lì hanno cominciato i portatori a portare tutto il materiale verso il campo base. Il campo base del Gasbrun 2 o del Gasbrun 1 è a 5.000 metri. Si resta per lungo tempo per questa fase delicatissima che è l'acclimatamento. Vuol dire riuscire a far sì che il nostro corpo si adatti alla quota, per cui è un continuo salire e scendere la montagna, per cui questa fase è l'acclimatamento che è fondamentale per gli alpinisti che scalano senza ossigeno. Siamo in salita verso il campo 1, alle nostre spalle abbiamo la morena dove c'è il campo base, là dietro abbiamo il Ciogolisa che è salito per primo Herman Bulla, dove purtroppo è scomparso. Questo è tutto l'icefall che ci porta verso il campo 1. Si fa fatica, siamo quasi a 6.000 metri verso il campo 1. Siamo partiti questa mattina alle 4.30 dal base e adesso avanti a tracciare. Questa è la nostra tenda, la nostra casetta. Questa notte dormiremo qua dentro. Questo è il nostro materiale, sta asciugando, vedete? La corda che abbiamo usato in salita in ghiacciaio. Il mio materiale è quello di Ali. Marco, good friend, my friend. A 6.000 metri, a me non piace puzzare, un po' di pulizia serve. Per andare al campo 2 bisogna passare per forza di qua. Arrampicare su queste corde è veramente da brivido. Questa è la sicurezza del Pakistan. Siamo in vetta a Gasbrun 2. Buona giornata dal nostro Marco dalla cima del Gasbrun 2 con la K2 Broad Peak Concordia Ciogolisa e Gasbrun 1. Ciao a tutti! Sono stati dei momenti particolarmente delicati e pericolosi perché anche in Himalaya il ghiaccio se ne sta andando, portando logicamente alla montagna tecnicità diverse, perché questo ghiaccio che se ne va porta purtroppo a scariche di rocce, di ghiaccio e dei crolli improvvisi. Il Gasbrun 2 è stato il tuo 11esimo 8.000 senza ossigeno, te ne mancano 3, ma cosa ti spinge ancora ad andare avanti? La grande passione per la montagna e poi di conseguenza tornare a casa con una nuova esperienza per parlare tanto ai bambini, per riuscire a trasmettere la passione per la montagna a tantissime persone che grazie a queste salite avventurose, queste ardite salite, riesco a trasmettere la passione per la vita, per la montagna, per lo sport.